Ciao a tutti ragazzi e buona giornata, buon martedì. Finalmente sono riuscito a caricare questo video che volevo fare da tempo, ma che purtroppo per un motivo o per un altro dovevo sempre, sempre, sempre rimandare. Prima di tutto vi dico una cosa, qualcuno ieri mi ha fatto notare che c'erano dei problemi un po' tra audio e video, ho comprato dei nuovi dispositivi che sto utilizzando per registrare, hanno ancora qualche problemino, quindi sono in fase di understanding per capire un attimino i motivi per cui l'audio ogni tanto va su, ogni tanto va giù, o perché ogni tanto la telecamera fa dei movimenti particolari. Quindi vedetelo un po' come un allenamento, purtroppo ho bisogno di fare, fare, fare e capire. Ho scritto anche all'assistenza di Elgato per capire i motivi. Quindi per il momento vi chiedo scusa se ci saranno dei problemi anche oggi, ma dipendono da me, non posso dire non dipendono da me, ma sto cercando di capirne i motivi. In seconda battuta vi devo dire una cosa. Ricordate quando prima del Milan Allegri in conferenza stampa dice una frase particolare, cioè la seguente? E quindi ci fa ben sperare nella partita di domani, che credo che sia molto più importante per loro che per noi. Ecco, ricorderete che andai a fare un video dicendo per la prima volta non ho una risposta, non ho idea del motivo per cui Allegri dice una cosa del genere. Ero veramente, boh, scioccato. E anche qualche mio amico milanista continua a dirmi: ma ti è piaciuto Allegri quando dice quella cosa lì? Perché è ovviamente più importante per voi che per noi. Poi Allegri la giustifica dicendo che era più importante per il Milan, mi pare su domande di Pellegatti, tra l'altro, perché avevano l'occasione di darci il colpo del KO. Questa è la risposta che dà Allegri. In realtà Allegri, quel vecchio cuore, quella vecchia volpe di Allegri, non ce la racconta giusta, non è stato onesto, non è stato sincero. Succede spesso nelle conferenze stampa che un allenatore possa dire una cosa per un altro, lanciare un messaggio. Bene, ho capito che Allegri sta facendo un giochino psicologico molto importante. E la risposta è appunto in quella famosa conferenza stampa pre-Sampdoria, perché poi Allegri sulla conclusione dice questo. Dopo per noi è una sfida cercare di avvicinarsi all'Inter, al Milan, al Napoli, che in questo momento sono le favorite. In questo momento sicuramente giocano molto bene, da una squadra che gioca meglio, da una squadra che è più solida. Quindi noi bisogna arrivarci, ma ci arriveremo, con calma ci arriveremo. Allegri qua dice la verità. Napoli, Milan, Inter, le tre favorite. Lo dice la classifica, lo dice il campo, lo dice quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione e ne abbiamo parlato anche nel video di ieri, che trovate qui sopra nelle schede o comunque sul canale YouTube. Perché è così? Indubbiamente è così. Però quanto suona strano che l'allenatore della Juventus dica una cosa del genere? Perché l'allenatore della Juventus in teoria dovrebbe dirti: no, guarda, noi siamo la Juventus, a maggior ragione l'allenatore della Juventus che ha fatto così tanto bene in carriera vincendo così tanti trofei. Allora, perché Allegri dice quella roba sul Milan subito e poi questa cosa su Milan Inter Napoli? Per un motivo, ed è collegato strettamente al discorso che aveva fatto su Chiesa e su De Ligt. Il motivo, la risposta che mi do, e credo che sia davvero questo, è per mantenere una costante e ve la spiego subito. Cos'è andato storto, specialmente nell'ultimo anno, quindi quello con Pirlo? Io vedevo le squadre che arrivavano addirittura a Torino con la consapevolezza che la Juventus non era più quella. La Juventus non era più uno squadrone imbattibile. Io me li ricordo alcuni sguardi nei tunnel dei nostri giocatori che sembravano degli dèi e di quelli che venivano ad affrontarci, che sembravano dei comuni mortali, che sapevano perfettamente che allo stadium i punti non si facevano, ma nemmeno in trasferta. Andavano a giocare a casa loro e avevano paura di vederci arrivare, perché c'era quell'alone mistico di squadra che vinceva, stravinceva, dominava, magari non in tutta la partita, certo, questo è vero, ma che sicuramente non subiva tante occasioni da rete, che difendeva in modo magnifico e che un gol te lo faceva, perché c'è questa falsa narrativa, ragazzi, legata ad Allegri. Io non so, magari si tende a ricordare la parte finale dell'avventura di Allegri, ma ci sono state delle annate in cui veramente abbiamo giocato un bellissimo calcio, nonostante Allegri la sua idea di calcio conservativa, cauta, ecco, questo va detto, ma primo anno di Allegri, con la squadra che avevamo, quella di Berlino, ragazzi, si giocava un bellissimo calcio. I 2 anni di Higuaín appena arrivato, quella squadra che giocava con quel 4-2-3-1 con Dybala e Willian davanti, ragazzi, io mi ricordo le partite bellissime. Poi, ovvio, c'erano delle partite in cui per forza di cose non si giocava bene, ma questo è eccessivo. Poi, con l'arrivo di Ronaldo l'ultimo anno, le cose sono andate un po' in declino.
è stato trascinato dentro Sarri, è stato trascinato dentro anche lo stesso Pirlo, quindi forse non è stata tutta colpa di Allegri, quanto più dei giocatori o dello stile di gioco che si doveva adottare per cercare di valorizzare al massimo Cristiano Ronaldo, cosa che è accaduta perché Ronaldo comunque segnava dai 30 ai 35 gol a stagione, e questo non è un caso, però ovviamente la squadra si è dovuta adeguare a un campione del suo calibro. È quello che vi dicevo prima, la Juventus non faceva più paura a nessuno. Le squadre continuavano a dire: non è più la stessa Juve. Quante volte i vostri amici, noi stessi l'abbiamo pensato, nei salotti televisivi, gli allenatori in conferenza stampa o anche i tifosi avversari, i giocatori avversari, che durante i microfoni, davanti ai microfoni, dicevano: non è più la stessa Juve, non fa più paura come prima, è una squadra da rispettare, sì, ma non è come una volta. Ed è per questo che tanti prendevano coraggio, venivano anche allo stadium, facevano una prestazione assurda. La Fiorentina ci ha dato 3 gol l'anno scorso, il Milan ci ha dato 3 gol, abbiamo perso in casa col Benevento, quest'anno abbiamo perso in casa anche con l'Empoli. Eravamo ancora ancorati a quel discorso di non è più la stessa Juventus. E non eravamo la stessa Juventus, non siamo la stessa Juventus, questa è una grande verità. E allora Allegri va a battere su quel tasto, vuole dare consapevolezza agli avversari che non siamo la stessa Juventus, che siamo una squadra ancora malata. Il video di ieri si intitolava "La Juventus è guarita", perché la Juventus era una squadra malata, forse lo è ancora, ma meno, per un motivo. Nelle ultime partite, io direi in realtà da Napoli in poi, nonostante la sconfitta col Napoli, siamo diversi. L'altro giorno a lavoro ho avuto una conversazione interessante con il mio capo, che mi ha detto, in riferimento al nostro ufficio, che siamo sia gruppo che squadra. E c'è una differenza, mi ha detto, e lo sai bene che c'è una differenza da gruppo a squadra. Eh sì, è vero, c'è una grandissima differenza da gruppo a squadra. E vi rimando alle prime partite dell'Europeo di quest'estate, quando ci mettavamo qui davanti e raccontavamo una cosa e dicevamo: questa Italia è un grande gruppo. Non abbiamo mai detto questa Italia è una grande squadra. Oggi cosa diciamo? Che l'Italia dell'Europeo è una grande squadra. Cos'è cambiato dall'essere un grande gruppo ad essere una grande squadra? Qual è stata la scintilla? Qual è stato il motivo per cui ci siamo trasformati da un grande gruppo a un grande gruppo e anche una grande squadra? Banalità, di una banalità incredibile. La vittoria. Abbiamo vinto l'Europeo. C'è stato un risultato. Io l'altro giorno mi sono definito risultatista, perché tanti vengono qua e mi scrivono le cose più disparate. Da allegrista o allegriano, quello che è, a aziendalista, perché non critico mai la società, e qua mi scappa da ridere, perché Allegri lo critico quando c'era a criticarlo, la società la critico quando c'era a criticarla. Ragazzi, tutta estate sono stato qua a dire che la gestione del mercato da parte della dirigenza non mi è piaciuto. Come faccio a essere aziendalista? Se poi devo per forza sparare merda e dire che Agnelli se ne deve andare, questo è un altro discorso, però vorrei capire la definizione, allora, a questo punto, di aziendalista. Aziendalista è chi non è contro la caduta di Agnelli? O allegrista è chi non è contro la caduta di Allegri? Queste sono le definizioni? O si può parlare di persone che tifano Juventus e sostengono tutti i tesserati Juve finché ci sono, e se poi sbagliano vanno criticati? Perché mi sono definito risultatista per un motivo. C'è gente ancora che è qua che mi viene a dire: tu con Sarri non eri onesto, tu lo volevi cacciare, tu Pirlo lo volevi cacciare. Io Sarri ho voluto cacciarlo la sera che usciamo con il Lione, perché non mi è piaciuto assolutamente il suo modus operandi, le sue risposte, e lì probabilmente Sarri sapeva già che sarebbe andato via. Sarri stesso poi ci rivela che in realtà già a ottobre voleva fare su Baracca e Burattini andarsene, Tra l'altro oggi Sanchez disse una cosa interessante, Sanchez dell'Inter: puoi anche essere il più bravo di tutti, ma se in quel contesto non sei giusto per quel contesto, ci fai poco. E Sarri non era giusto per il contesto Juve, ma era ed è un grandissimo allenatore. E non mettetemi in bocca cose che non ho mai detto. Poi il fatto che non mi stesse simpatico non ne ho mai fatto mistero, anzi lo dicevo io stesso, ma questo lo accantono per il bene della Juventus e sostengo Maurizio Sarri perché allenatore. Con Pirlo ho detto che secondo me era necessario il cambio ad aprile. Prima ero un continuo sostenere Pirlo, perché io sostengo
l'allenatore della Juventus e ai tesserati della Juventus finché è possibile. Quando poi capisco che non ci sono margini di manovra, prendo posizione, do la mia idea. Mi ritengo risultatista per questo motivo qua, perché se Allegri arriva al risultato con la sua idea di calcio, mi va bene, come mi va bene se ci arriva Sarri con la sua o Pirlo con la sua. Se poi non ci arrivano, ci sono le famose critiche a ripercorrere quello che è stato e che non ha funzionato. Perché per me il calcio è vastissimo, è pieno, pieno, il calcio è pieno di modi di giocare. Non ce n'è uno migliore, uno non migliore. Infatti mi ha fatto ridere l'altra sera quando durante Atalanta-Milan in telecronaca hanno ribadito per ben due volte che i raddoppi di marcatura non ci sono più, si gioca sempre uno contro uno. Due volte hanno detto, non le fanno più, nel calcio di oggi non si fanno più. Ma secondo quale criterio? Ma non è vero. Noi spesso abbiamo raddoppiato, se non triplicato, anche con il Chelsea. Perché la partita richiedeva quella cosa lì. E abbiamo conseguito un risultato. Abbiamo battuto i campioni d'Europa in carica con una squadra anche noi rimaneggiata. A me pare che ci siano. Non è vero. Come quando sento Adani parlare. A Adani all'inizio piaceva un sacco. Perché era molto aperto. E Adani è un grande intenditore di calcio, ragazzi. Su questo non possiamo dire il contrario. Adesso è molto personaggio, sta portando avanti molto la sua idea e basta, tutte le altre non esistono. Se non giochi nel modo che piace ad Adani, non è giocare a calcio. Ecco, questo mi dissocio completamente. E nomino Adani non Cassano, perché ribadisco ancora una volta che secondo me Adani è un grande conoscitore di calcio e Cassano è un pupazzino messo lì solo perché a lui piace sparare, 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 sparare. Sparare, 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 sparare. E allora che si... che scenda dal piedistallo, perché stare di qua dove sono io è più facile, e dato che sono tutti bravi, bravissimi, quelli che criticano a prescindere, che scendano dal piedistallo di comodità dove sono io e che facciano. Dato che Cassano potrebbe pure, dato che è stato calciatore, quindi magari è anche più facile per lui entrare in certi contesti, che faccia? Dato che sua mamma, sua nonna allenerebbe meglio questa Juventus, scendi dal piedistallo, fallo a te, candidati allenatore della Juventus. Poi è facile dire, no, io la Juventus ho rifiutata perché Mimo, ma... facile, eh? Scusate questo piccolo sfogo, ma era un po' che me lo portavo dentro. Ed è qui che voglio farvi una domanda. Perché voglio chiedervi, la Juventus, quando l'anno scorso non vinceva e quando non ha vinto lo scudetto dopo 9 anni, l'avete amata di meno? Perché io no. Anzi, la sentivo ferita, la sentivo bisognosa di supporto e di affetto ed ero ancora più spronato a guardare le partite e cercare di capire cosa non andasse e come poterlo sistemare. Quest'anno eventualmente che i risultati per il momento sono stati magri perché non abbiamo fatto una prima parte di stagione da Juventus e quelle che abbiamo vinto le abbiamo vinte a fatica, con le unghie e con i denti, anche giocando la provinciale, quello che vi dicevo prima, dare agli altri la consapevolezza che sono più forti e dare l'input che noi siamo più scarsi, però poi andiamo in campo e diamo tutto e ci sacrifichiamo e giochiamo da ultimi della classifica per cercare di fare il risultato e di scalare quella classifica. L'amate meno se gioca così la Juventus? Perché personalmente no. Se questo ad oggi è il modus operandi, è il modo di giocare della Juve, l'amate meno? Io penso di no. E l'anno scorso, quando Pirlo provava le sue idee, anche un po' strampalate, anche un po' complicate per quello che era il livello della squadra, la squadra non girava perché non c'era un'identità. Allegri in poche partite l'identità l'ha data. Io qualche settimana fa faccio uscire un video in cui dico basta Cortomuso, questa squadra non sa difendere. Saranno passati 15 giorni, quel video da prendere e cestinare, potrei eliminarlo da YouTube. Perché Allegri in 15 giorni mi ha dato dimostrazione che quella cosa è falsa e che questa squadra può essere già una squadra di Allegri. Cioè una squadra che riesce a difendere. Avreste mai pensato dopo 2 gol presi dallo Spezia, 2 gol presi dalla Samp, 2 gol presi dal Napoli, 1 gol preso dall'Empoli, 2 gol presi dall'Udinese, di fare clean sheet col Chelsea campione d'Europa in casa e vincere 1-0? Io mai. E avreste mai pensato poi quella partita di replicarla successivamente col Toro, copia e incolla? Ancora no, non me lo aspettavo. Chelsea e Torino in 2 partite, in 180 minuti, cosa hanno tirato in porta? 2 volte, 1 volta, probabilmente 1 volta, in 180 minuti, dopo che ne avevamo presi 4 tra Samp e Spezia una settimana prima. Impronta, seguire l'allenatore in quello che chiede
E questa squadra, non sto parlando di gruppo, sto parlando di squadra, perché ieri vi chiedevo, secondo voi siamo un po' più squadra, io vi dico di sì, sta seguendo quelle che sono le idee dell'allenatore. Se non arrivano i risultati e se non arrivano i titoli, non c'è processo di crescita. A me piace sempre ricordare il Napoli di Sarri, l'Atalanta di Gasperini, la Roma di Garcia. Sono state tutte squadre fantastiche, accomunate da una cosa: zero titoli. Non c'è stato risultato. Poi quelle squadre sono state smantellate anche per necessità economiche. Purtroppo il nostro calcio vive di questo momento, perché potremmo semplicemente dare una continuità in un progetto come si dà all'estero, per dire il Liverpool, che è una squadra ricca e forte, c'ha quelli e giocano sempre quelli da un pezzo. È inutile che ci prendiamo in giro. Noi qua siamo costretti a vendere, siamo obbligati a dar via i gioielli. Ma pensate al Napoli di Sarri, che continua su quell'impronta e con Sarri per tanti anni. Poi anche lì è successo qualcosa con Sarri. Pensate alla Roma di Garcia, che continua su quella falsa riga tutti gli anni. Purtroppo da noi è diverso. Dobbiamo sempre ripartire, dobbiamo sempre creare degli anni zero. Oggi il Napoli, l'Inter e il Milan sono favoriti. E questa non è una fake news, questa è la verità più totale. E Allegri sta dando umiltà a una squadra che negli ultimi anni non era più stata umile, anche per la consapevolezza di avere in rosa uno come Cristiano Ronaldo. Ora Cristiano Ronaldo non c'è più. Non c'è più l'uno su tutti. Siamo tutti sullo stesso piano, tutti sullo stesso livello. Chi un pelo più forte, chi un pelo meno forte. Unità. Gruppo. Sacrificio. Queste sono le parole d'ordine che vuole dare Allegri. E lo ribadisco ancora una volta. Bisogna vincere e fare risultato. E il perché ce lo spiega Allegri con una frase che mi sono tenuto come gran finale, sempre estrapolata dalla conferenza stampa pre-Sampdoria. Io preferisco essere criticato molto, però vincente. Perché la compassione si ha solo per quelli che non vincano, mai per quelli che vincono. E allora io preferisco non essere compatito, perché non mi piace, essere molto criticato, però essere vincente. No, vincente io, vincente la squadra, che sono ragazzi che fanno, che ci regalano vittorie. E allora perché? Perché Chiesa e De Ligt sono stati bacchettati con il Milan? E perché quando si parla di Rugani, di De Sciglio, di Bernardeschi, di Ramsey, giocatori che sono seconde se non terze linee, Allegri spende sempre bellissime parole, anche l'altro giorno con Ken sostituito a fine primo tempo dopo una bruttissima prestazione, complimenti, elogi, perché? E perché invece a Rabiot gli si dice: oh, ma devi vergognarti? Non proprio così, ma se fossi lui non riuscirei a essere tranquillo con me stesso, perché dovrebbe fare 10 gol a campionato. Chiesa e De Ligt devono capire che cos'è la Juventus. Perché? Perché? E perché invece a giocatori come Bentancur è quello, però un certo tipo di lavoro non lo può fare? Perché Allegri ha capito chi sono i suoi titolari, ok? E i suoi titolari sono appunto Rabiot, Bentancur, Chiesa e De Ligt. E da loro vuole davvero il meglio e li tiene sempre lì concentrati, e ha capito chi sono le sue riserve: Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, e sa che a quelli che giocano poco o meno non hanno la possibilità di essere tranquilli con il campo e devono essere tranquillizzati a parole dall'allenatore. Allegri sta gestendo il gruppo in maniera spettacolare, perché Allegri è un gestore. E io tante volte l'ho detto, secondo me Allegri non è l'allenatore giusto per questa squadra, per un motivo. E qualcuno continua a chiedermi: ma allora chi era l'allenatore giusto? Io un nome quest'estate l'ho fatto, per quanto impossibile, paradossale. Secondo me l'allenatore giusto per questa squadra era, paradossalmente, ancora una volta lo tengo a sottolineare, Antonio Conte. Perché serviva a ricreare qualcosa, una base, cosa che non vedevo adatto Allegri a fare. In realtà, come mi sono rimangiato quel discorso legato alla difesa e al fatto di non poter difendere in un certo modo, non essere una squadra di Allegri, sto vedendo che il gruppo si sta ricompattando, stanno nascendo delle gerarchie, che è la cosa più indispensabile in assoluto nel creare una squadra di livello. E se l'anno scorso siamo arrivati a giugno, fino al giorno prima dell'esonero di Pirlo, a chiederci: rega, ma qual è la formazione titolare della Juventus di Pirlo? E non ci siamo mai riusciti a dare una risposta. Oggi è il 5 ottobre
E una risposta a qual è la formazione titolare di Allegri ce l'abbiamo già e ve l'ho portata nel video di ieri.